telespettatori, buonasera. Non è venerdì se non c'è Polifemo e noi naturalmente ci siamo. Beh, direte, non andate in ferie, non vi godete qualche giorno di vacanza? Sì, lo faremo, però in queste settimane non possiamo fermarci perché sono tanti e tali gli eventi estivi, quelli che nell'ambito della provincia ionica si stanno organizzando, che noi non possiamo appunto fermarci, non possiamo stopparci. Allora, come è strutturata questa puntata? Nella prima parte saremo a Leporano e vivremo due eventi. Il primo, Vivi il Medioevo, ossia la rievocazione e la rivisitazione di tutte le tradizioni medioevali. Scopriremo l'accampamento medievale, vedremo le battaglie, vedremo i luoghi di tortura, vedremo i giochi medievali, insomma di tutto di più. E questo per quanto riguarda il primo evento di Leporano, ma poi ce n'è un secondo, lo spettacolo, la musica allo stato puro, la bellissima iniziativa Musica nei Vicoli. E allora ci sarà tutta una serie di eventi musicali, ma anche momenti di arte, di pittura, di enogastronomia, tante band musicali, tanti complessi per allietarci, cercando di assecondare i gusti più vari e variegati. Questo per quanto riguarda Leporano, ma ci occuperemo anche di Mottola e anche qui a dominare è la musica. Infatti ci occuperemo del Mottola Folk Festival con i tamburellisti di Torre Paduli. Beh, davvero bravi, davvero abbiamo vissuto un coinvolgimento appunto al ritmo del tamburello, ma mi sono dilungato sin troppo. Partiamo con Leporano, Vivi il Medioevo. Restate a Leporano, 19ª edizione dell'estate leporanese, due giorni dedicati alla splendida iniziativa Vivi il Medioevo, ossia la rievocazione di quelle battaglie, di quegli usi, di quei costumi tipici appunto del Medioevo, un modo per riscoprire il nostro passato in una cornice davvero suggestiva, quale appunto il castello Muscettola di Leporano. Siamo con il presidente dell'associazione culturale Il Castello di Leporano, Raffaele Mele. Allora, ci dovrà fare un po' da cicerone, per così dire. Siamo qui appunto nell'atrio, chiamiamolo così, del castello e stiamo rivisitando, stiamo rivivendo dei giochi, delle usanze dell'epoca. Cerchiamo di scoprire, di imparare qualcosa di questo mondo sepolto dai secoli. Questa è la seconda giornata, purtroppo quella di ieri ahimè è stata guastata un po' dalla pioggia, anche se siamo riusciti comunque a fare il corteo e a fare anche dei giochi, poi ci siamo fermati perché con la pioggia non si è potuti più continuare. Abbiamo fatto la rievocazione storica datata 1396 tra Antonella Bellotto e Roberto dell'Antoglietta, figlio del signor di Fragagnano, che ebbero in dote, quando si sono sposati, il castello e il villaggio di Leporano. Quindi ci siamo agganciati a questa storia dell'epoca per fare queste due giornate medievali. Io devo ringraziare anche l'associazione Terra Nostra di Fragagnano, che è stata molto disponibile, con la quale stiamo facendo un gemellaggio che ci unisce con la storia, e qui al castello stiamo facendo tutte queste grandi manifestazioni. Ecco, voglio entrare nel merito. Abbiamo visto, stiamo vedendo meglio, la esibizione di un lanciatore di fuoco. Di cosa si tratta? Sì, è un giocoliere mangiafuoco che ci serve per intrattenere i bambini, anche se all'epoca c'era il giocoliere. E non solo questo spettacolo, questa sera ci sarà anche uno spettacolo di falconeria, che sarà la gioia dei grandi e piccini. Poi c'è anche un parco giochi di giochi medievali per bambini. Poi c'è il mercatino medievale, ci saranno combattimenti,
c'è anche un accampamento medievale. Ecco, è importante vedere innanzitutto questi mercatini dove si riscoprono gli antichi mestieri medievali. Vediamo il dipintore, abbiamo visto poi qui l'uso delle erbe nell'età di mezzo, un altro settore, così un'altra attività, quella dell'usbergaio, ossia colui il quale si occupava di realizzare le maglie appunto di protezione, ecco, come questa delle armature, maglie ovviamente in ferro. Si respira quelle antiche attività, quel sapore tipicamente medievale. Sì, difatti noi puntiamo molto sul Medioevo e sulla cultura del Medioevo. C'è l'associazione La Ribeca di Castellaneta che è molto avanti per portare questa cultura del Medioevo, dei mestieri, come si facevano le candele, perché noi vogliamo che la gente quando viene qui a visitarci non viene solo a vedere lo spettacolino o il corteo, ma viene anche a fare quel poco di cultura, perché tutti sono bravi a dare le spiegazioni anche per quello che sono, diciamo, quello che si faceva all'epoca. Per esempio sopra abbiamo un maestro di musica medievale. Chiedo scusa se la interrompo, ma resto colpito da questa sorta di mangiafuoco, questo giovane che sembra ingoiare le fiamme. Guardate, è impressionante, non so se c'è un trucco o meno, io non riesco a capire, ma c'è di fatto questo fuoco che viene avvicinato alla bocca, anzi entra proprio nella bocca. È bravissimo, è Francesco Quinto, viene da Pisticci, ormai è diventato un amico, perché poi chi viene da noi resta anche a parte affascinato dalla location che è il castello. E io devo approfittare per ringraziare l'amministrazione comunale di Leporano, con a capo l'avvocato Angelo D'Abramo e l'assessore Yolanda Lotta, che ci supporta per questo evento. E quindi, avendo, diciamo, questo castello, che io dico sempre che dopo il castello aragonese è il castello più grande che abbiamo nella provincia di Taranto, e noi cerchiamo di sfruttarlo per renderlo più, diciamo, più importante come struttura. Ecco, abbiamo visto il nostro lanciatore il nostro mangiafuoco, che prima era anche impegnato nel lancio dei coltelli. E beh, stando vicino abbiamo avuto un po' di timore vedendo queste vampate di fuoco, avendo visto prima queste lame che sfioravano quasi il volto e le membra coloro i quali erano distesi sul tappetino. Un'abilità, una perizia non indifferente. Sì, è molto bravo per trattenere i bambini, poi è l'unico che noi abbiamo qui che ci ha dato sempre soddisfazione. Poi dicevo del castello, c'è da visitare il primo piano che è restaurato, c'è un museo medievale con le armature, con diciamo, la storia anche delle crociate, perché noi facciamo anche dei progetti per le scuole, quindi facciamo capire il periodo del Medioevo, che è quello più affascinante, che è quello delle crociate, quindi spieghiamo poi alle scuole quelle che sono state quei periodi. Poi nei borghi sotto, nelle cisterne del castello, abbiamo un'esposizione di riproduzione di strumenti di tortura, quindi c'è tanto da vedere, quindi chi viene qui resta alle Leporano perché ci passa la serata. Eccomi in compagnia del nostro mangiafuoco, lanciatore di coltelli. Abbiamo avuto paura, no, nell'avvicinarci. Non c'è niente da temere, comunque sono tanti anni che vengo qua al castello a questa bellissima manifestazione, anche perché ci tengo tanto a venire. Vieni da Pisticci? Da Pisticci, sì, esattamente. Faccio questo mestiere da tanti anni e mi piace sempre portare un sorriso sulle bocche dei bambini e anche dei grandi. Senti, facci capire una cosa, ma queste vampate di fiamme, di fuoco, si avvicinavano alla bocca e sembravano quasi entrare. Qual è il trucco? Vabbè, ogni artista non svela mai i segreti del proprio mestiere.
Comunque ci sono varie tecniche che permettono all'artista di non bruciarsi, bisogna stare molto attenti perché anche artisti di questo tipo si sono bruciati, non è il mio caso, però è una cosa che devono fare solo i professionisti e non altre persone. Da quanti anni pratichi questa attività? Sono all'incirca 16 anni. Tu hai? 30. Quindi hai iniziato a 14 anni, piccolissimo. Sì, stavo in provincia di Cuneo e facevo parte di un'associazione di giocolieri, nulla di serio, poi quando sono sceso giù ho continuato e ho approfondito la mia carriera. Questo castello Muscettola ci riserva tante sorprese e dall'altra parte abbiamo scoperto i falconieri con la loro attività e c'erano forse un 7-8 falchi, forse anche di più. Sì. Beh, poi il falco è proprio l'animale da caccia del Medioevo, quindi Federico II, specialmente nel meridione, lo ha portato alla grande, diciamo. E quindi noi ci teniamo anche a fare lo spettacolo di falconeria. Poi c'è il ragazzo che fa lo spettacolo, è Angelo Bergamotti, che è veramente bravissimo. E non si sofferma soltanto a far volare l'animale, lui spiega anche l'animale, questo il falco, perché sue caratteristiche, quindi è molto istruttivo. Ecco, ritorno a dire sempre, qualsiasi cosa che noi facciamo è sempre istruttivo e chi va via con un po' di cultura, anche quella è cultura, non guasta mai. Ecco, oltretutto abbiamo visto gli antichi giochi per i bambini. Ecco, anche quelli là fanno parte, diciamo, di questo nostro spettacolo e ci teniamo tantissimo anche ai giochi medievali dei bambini. Quindi chi viene qui cerchiamo di farlo entrare nel medievale. Mi veniva da sorridere pensando ai giochi dei bambini di oggi, la PlayStation paragonata rispetto, messa in paragone, in comparazione con quei giochi, ci fanno vedere una distanza temporale di secoli e secoli. Difatti così dico ai ragazzi dell'associazione, no? Che questo è un mondo virtuale ormai, si sta chiusi in una stanzetta e quindi, diciamo, si passa il tempo lì, invece è sempre meglio fare, diciamo, associazionismo, stare tutti insieme e cercare di capire pure all'epoca come che vivevano, più che altro. E abbiamo un altro guerriero. Sì. Da quanti anni combatti? No, io rappresento la mia associazione di Fragagnano, Terra Nostra. Li abbiamo conosciuti a Taranto per la processione del Venerdì, la passione del Venerdì Santo in Via Liguria. Beh, sono già da 4 anni che partecipo e poi il Medioevo a me appassiona di più dell'epoca di Cristo. Poi sono un appassionato, un fan sfegatato del 1200-1250. Vi dovete anche allenare perché se simulate questi combattimenti. Più loro che noi, loro sono bravissimi, io faccio un po' così il figurante. Dicevo, bisogna prepararsi perché poi qui non si scherza, un colpo sbagliato può essere pericoloso. Sì, difatti i colpi sono tutti programmati, perché ci diamo dei colpi un po' pesantucci, però se si stabilisce un iter per fare, diciamo, per dare il colpo, cerchiamo di non farci male, diciamo. Quindi abbiamo fatto un corso di spada e adesso siamo, diciamo, in grado di fare almeno un piccolo spettacolino per intrattenere sempre il turista che viene a trovarci. E ci incamminiamo ora nella parte sottostante il castello Muscettola. Vedete questa scalinata, questa discesa che è proprio naturale, e ci avviamo verso la stanza, verso il settore riservato alle torture, o meglio alla riproduzione degli strumenti di tortura. E siamo nella sala delle torture, ora è una fiction, ma all'epoca purtroppo era pura verità.
Sì, all'epoca c'era una cattiveria proprio inimmaginabile. Sadismo. Sì. Per delle sciocchezze torturavano le persone, poi a secondo il reato le facevano il tipo di torture. Noi abbiamo fatto delle piccole riproduzioni, diciamo, di strumenti di tortura, visto che i sotterranei del castello, diciamo, sembrano la location ideale per fare questa mostra, e ci siamo attivati per rendere ancora più interessante la visita qui nel nostro castello. Beh, davvero un quadro spettrale. Sì, certamente bruttissimo, e quando spieghiamo alle persone, poi ci sono tutte le spiegazioni varie a secondo lo strumento, si legge veramente che cosa passavano all'epoca i poverini che capitavano, diciamo, sotto questo tipo di torture. Siamo nel castello Muscettola, al piano superiore, nella parte più nobile. Vediamo la riproduzione degli abiti reali, per così dire, e abbiamo qui i liutai che appunto allietavano la corte. Qui vediamo anche armature esposte, ma è un momento nobile come quello appunto della musica. Sì, intanto presentiamoci. Siamo gli Odor Rose Musices, sono Fabio Anti, il direttore, nonché il liutaio degli strumenti esposti. Liutaio, come nel Medioevo, è una parola molto particolare, perché la liuteria vera e propria non esisteva, quindi io ricostruisco gli strumenti semplicemente guardando l'iconografia dell'epoca e riproducendo qualcosa che in realtà non ci verrà mai confermato. Però secondo principi fisici, secondo principi del fine della musica, riesco a ricavare questi strumenti. Una organizzazione davvero perfetta, deve anche dire grazie alla Protezione Civile che ha provveduto all'organizzazione, all'ordine di queste splendide manifestazioni. Siamo con Antares Scarcella Patrizia. E allora? Sono una volontaria della Protezione Civile di Leporano e niente, siamo qui anche per aiutare la manifestazione a svolgersi nel migliore dei modi. Non solo questa manifestazione, partecipiamo anche processioni e roba varia. Sempre a contatto e vicini ai cittadini. Certo, sicuramente, per il loro benessere. Restate a Leporano, 19ª edizione dell'estate leporanese, siamo con il vice sindaco dottoressa Yolanda Lotta, 2 giorni dedicati all'iniziativa Vivi il Medioevo, cultura, storia e aggregazione popolare e sociale. Sì, in questi 2 giorni c'è stato veramente di tutto, ci siamo immersi in questo contesto storico in questi 2 giorni, Vivi il Medioevo. Ieri c'è stata una sfilata, tutti in costume d'epoca, e oggi invece ci sono questi campi dove rappresentano proprio il momento storico. È un momento di aggregazione sociale, perché tutte le famiglie e tutti i ragazzi di Leporano si riuniscono e vengono coinvolti in questo progetto. Un'attrazione soprattutto per i più piccoli e non solo. Sì, per i più piccoli quest'anno c'era la novità della spada della roccia, che i bambini, come vedi, si sono divertiti a sfilare la spada da dentro la roccia, però è veramente un momento di grosso spessore culturale, e c'è stata tanta ma tantissima gente. Noi ringraziamo soprattutto l'associazione Il Castello per aver dato il suo presidente Raffaele Mele che
ci ha diciamo, donato alla nostra comunità questa manifestazione, che ci vuole tanto impegno, un coinvolgimento di tutte le ragazze dell'associazione Il Castello, che sono a disposizione e lavorano affinché questa manifestazione riesca veramente nei migliori dei modi. E visto il risultato siamo orgogliosi. Restate a Leporano. Restate a Leporano. Il castello Muscettola non finisce mai di stupirci. Ora proprio dall'esterno di esso ci tuffiamo negli accampamenti medievali. Quante ricchezze, quanta storia, quanta cultura, quanta volontà e piacere di stare insieme a Leporano. Beh, siamo qui nell'accampamento con un torturatore, qui c'è il vano dove andrebbe messa la testa, quasi quasi mi verrebbe, diceva? Dice oltre la testa anche si ammettevano le mani. Varie mutilazioni. Sì, certo, era uno dei pochi strumenti per torturare e catturavano diciamo, il cosiddetto nemico. Poi ovviamente con le pene conseguenti arrivavano fino alla morte, che là, come si sappiamo non è che esistevano altri mezzi. Altre pene alternative come oggi. Oggi si ammazza una persona e la si fa franca, all'epoca. All'epoca invece era una propria vera e propria agonia, si moriva col tempo disanquati oppure lasciati lì moribondi e roba varia. E ora è il momento dei combattimenti, guardate. Si sente proprio le spade che si incrociano e si scontrano. E c'è un duro corpo a corpo. A corpo ovviamente la cosa implica una grossa preparazione fisica, una predisposizione ad una preparazione non indifferente, perché qui ovviamente ci sono delle prove di forza, delle prove di resistenza. Ecco, interrompiamo un attimo. Beh, non è semplice combattere. Beh, serve un po' di allenamento, un po' di organizzazione. Quanti anni hai? 21. Da quanto tempo ti alleni? Avevo 16 anni quando ho cominciato con questa associazione. Vi dovete allenare, altrimenti abbastanza. Rischiate di farvi male? Molto male, perché le spade sono, diciamo, vere, fanno... Non si scherza. Non si scherza, no. Vi siete mai fatti male, seppur nei limiti? Diciamo quasi di no, perché siamo abbastanza... temprati. Bravo, sì, esatto. Signora, anche nel Medioevo si facevano le orecchiette, quelle che a Taranto chiamano le chianchiaredde. Certo, anche nel Medioevo facevo. Certo che, vedete, passano i secoli, ma la buona cucina rimane sempre. E qui invece il tiro al bersaglio. All'arco. Provate a lanciare con l'arco, vediamo cosa succede. Io non sono all'altezza, però... Ci divertiamo un po', guardiamo. E dal